bravissima, un applauso! Mannaggia, era morto tre persone, invece Paola ce l'ha fatta. Brava, perché lo hai fatto? Mi fidavo. Perché mi guardavate? Perché sei bello. Grazie. Thomas promosso. Al massimo, perché non esiste questa ripetizione, non è quella la difficoltà del cinema è lo spezzettamento continuo, cioè non è come a teatro che io inizio, nasco per dire, poi vivo e poi muoio, alla fine è sempre lì, tranne tra il primo e il secondo atto, tendenzialmente è sempre lo stesso, cioè sto sempre seguendo lo stesso percorso senza interruzioni, mentre al cinema puoi fare la morte all'inizio e la nascita alla fine, ma tu devi sapere che nel frattempo hai vissuto pur girando per prima cosa, per prima scena la morte, tu devi morire sapendo che hai vissuto una vita intera. Pronto? Ciao, sono Gigi. Gigi? Gigi Phillips. Eh? Sono quella della vena del dentista. Ah, ma certo, ciao, come stai? Scusami tanto se rompo, ma... No, non disturbi mai. Pensavo che mi hai detto delle cose molto giuste l'altra sera e volevo farti qualche domanda. Ok, senti Gigi, a Connor non piacerai mai. No, lo so. Ti ho chiamato per Gerard. Gerard? Ci siamo conosciuti a un happy hour e lui è molto simpatico. Aspetta, aspetta, dammi solo 2 secondi. Fammi indovinare. Ti ha detto che l'unica cosa bella che c'era in quell'ora eri tu. Può aver usato una metafora del genere. Ha detto che avrebbe chiamato, poi però mi ha dato il suo... No, non gli piace. Non sai neanche se mi ha chiamato. Ti ha chiamata? No, ma credo davvero che sia... Ok Gigi, ascoltami. Tu non gli piaci per niente. Il direttore dice che la mia camicia non è nera. Ha ragione, non è nera. Ma certo che è nera. Non è nera. È nera. Poi, se un ragazzo ti dà il suo numero invece di chiederti il tuo, non gli piace. Infatti ha preso il mio prima. Ok, e poi se un uomo vuole trovarti, credimi, ti troverà. Io una volta ho chiamato 55 Norin Bells, prima di trovare quella giusta. Questo è forte. E poi? E poi ho capito che alla luce del sole non era proprio come me la ricordavo. Ah, è la tua sensibilità che ti rende irresistibile alle donne. Non chiamarlo, non gli piace. Ah, calpesta pure il mio orgoglio. Cerco solo di darti una mano. Ora però devo finire qua. Ok, grazie. A presto. Tanti auguri. Ciao, sono Gigi. Gigi? Gigi Phillips. Eh? Sono quella della pena del dentista. Ah, ma certo. Ciao, come stai? Scusa tanto se rompo, no, ma... No, non disturbi mai. Pensavo che hai detto delle cose molto giuste l'altra sera e volevo farti qualche domanda. Ok, senti, dovrò essere un po' duro con te. A Connor non gli piacerei mai, Gigi. No, lo so. Ti ho chiamato per Gerard. Gerard? Sì, ci siamo conosciuti a un happy hour. Lui è molto simpatico. Aspetta, dammi solo 2 secondi.
Fammi indovinare, ti ha detto che l'unica cosa bella di quell'ora eri tu. Può aver usato una metafora del genere. Ha detto che avrebbe chiamato, ma poi mi ha scritto il suo numero su un bigliettino e... Ah, no, non gli piace. Ma non sai nemmeno se mi ha chiamata. Ti ha chiamata? No, ma credo davvero che sia... Ok, Gigi. Ascoltami, tu non gli piaci per niente. Il direttore dice che la mia camicia non è nera. Ha ragione, non è nera. Ma certo che è nera. Non è nera. È nera. Se un uomo ti dà il suo numero invece di chiederti il tuo, non gli piaci. Ha preso il mio prima, però poi mi ha dato... E poi? Se un uomo vuole trovarti, credimi, ti troverà. Io una volta ho chiamato 55 Norrin Bets prima di trovare quella giusta. Ah, questo è forte, poi? E poi ho scoperto che la luce del sole non era proprio come me la ricordavo. Ah, ecco, è la tua sensibilità che ti rende irresistibile per le donne. Non lo chiamare, non gli piace. Oh, calpesta pure il mio orgoglio. Cerco solo di darti una mano, però ora devo finire qui. Ok, a presto. Tanti auguri. Corsi, come sono i corsi di recitazione, di edizione, che cos'è il lavoro dell'attore davanti alla macchina da presa, serve proprio a questo, perché uno ha l'idea, ah io voglio fare l'attrice, io voglio fare l'attore, poi non l'ha mai fatto in vita sua, si butta lì e dice, ah no, ma se è questo non è per me. Però è bene provarlo, cioè è molto bene provare un workshop prima di fare qualunque corso, e così almeno uno ha un'idea un pochino più chiara. Aspettare schiume di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, la prima sigaretta che ti fuma in bocca è un po' di tosse, Natale di agrifoglio e candeline rosse, avrei un lavoro da sudare e non mi ricordo le parole.